1905-2005, 100 anni dalla miracolosa intercessione di Sant'Onofrio che preservò il comune di Centrache dalla terribile calamità che mise in ginocchio Calabria e Sicilia. Ricorre quest'anno il centenario di quel miracolo, così come racconta la storia, e i centrachesi, mossi da un fervore religioso intenso, hanno voluto organizzare un intero anno di manifestazioni per suggellare un ricordo che rimane vivo e manifestare ancora una volta il proprio ringraziamento al santo patrono. Il 12 agosto prossimo, dove seguirà una festa senza precedenti in onore di Sant'Onofrio, saranno tanti i centrachesi di ritorno in paese e sarà allora che partirà una festa che durerà quasi un'intera settimana. Si è cominciato però nei giorni scorsi, quando il Comitato al Nord dei Centrachesi Emigrati ha voluto lasciare un segno tangibile della propria devozione al santo patrono, donando una statua bronzea del peso di 3 quintali ai concittadini, che verrà posta nella piazzetta che da Sant'Onofrio prende il nome. Con il presidente Franco Venanzi del Comitato dei Centrachesi al Nord, tutti i componenti che non hanno voluto mancare, testimoniando così con la loro presenza l'affetto e la voglia di riassaporare l'aria di casa. Sicuramente, grazie a tutti, soprattutto al Comitato di Sant'Onofrio al Nord, che ha contribuito a questo centenario donando a tutto il paese la statua, una statua nuova a Centrache. Siamo qui, siamo venuti in delegazione alcuni del comitato di Milano, vicino a me, per contribuire, ripeto, a questa festa, a questo centenario unico per noi. Dobbiamo dire che è un centenario che ricorda il miracolo del terremoto. Una statua bronzea che verrà posta dove? Una statua bronzea, il centenario del terremoto è il settembre, lo festeggiamo un attimino prima, in quanto ad agosto ci sarà la partecipazione di tutti quanti i nostri emigrati al nord. La statua viene posta nella piazzetta Sant'Onofrio, dove attualmente c'è già un'altra statua che viene sostituita. Ma è stato il giorno in cui è stato scoperto e benedetto il nuovo gonfalone comunale. Su sfondo azzurro campeggia al centro lo stemma che, secondo gli studi araldici, ripropone il patrono Sant'Onofrio, re ed eremita. Uno stemma che racchiude in sostanza la protezione del patrono, la fede di questo comune che davanti a Sant'Onofrio ritrova unità, fede e appartenenza. E più che di feste è un momento di fede, perché noi oggi benediciamo il gonfalone per accogliere una nuova statua, la nuova statua di Sant'Onofrio, che è l'unico santo protettore che riunisce e amalgama tutta la comunità centrachese. Noi gente del sud siamo divisi in tutto, nella politica, nei problemi quotidiani, nelle diatribe giornaliere, ma quando ci inginocchiamo ai piedi della nostra statua ci sentiamo tutti uniti, un'unica fede che porge la sua preghiera sul santo protettore. E di certo, come dicevamo, questa nuova statua che è stata voluta dai centrachesi che sono emigrati, è un segnale, un simbolo importante questo. Sì, perché ogni centrachese, ovunque si trova, in qualsiasi parte del mondo, porta la fede al suo santo e lo venera. Tant'è che in Alta Italia hanno fatto una festa pochi giorni or sono, in onore di Sant'Onofrio, e il parroco che ha presieduto questa cerimonia è rimasto esterrefatto dell'entusiasmo, del profondo sentimento di fede che tutti gli immigrati, sia milanesi che di ogni parte del mondo, hanno per Sant'Onofrio. Davanti alla sede municipale il parroco Don Gregorio Rattà, dopo una breve introduzione sul gonfalone, ha proceduto alla solenne benedizione. E la benedizione così intensa, così palpabile, ha portato qui in mezzo a noi tanti nostri fratelli emigrati che sono qui appunto vicino a noi. Tanti avrebbero voluto esserci oggi, ma lo saranno senz'altro nel mese di agosto, quando noi celebreremo il centenario per la festa di Sant'Onofrio. E per me parlo con motivo di grande gioia benedire lo stemma comunale, questo stemma che è il simbolo dell'unità di un comune, questo stemma che vuol dire per un comune, ecco, lottare, camminare insieme sotto la stessa bandiera, con principi di bene. E quindi è anche motivo di grande gioia vederlo raffigurato lo stemma dall'immagine del patrono Sant'Onofrio. Tra poco noi benediremo anche la statua di Sant'Onofrio che i centrachesi sono adoperati a far avere, e la porremo, ecco, in piazza Sant'Onofrio.
E allora ecco, questi motivi devono portarci ad una maggiore unità tra di noi, ad una sempre più forte devozione verso Sant'Onofrio. È tantissima, però Sant'Onofrio ci prende per mano e vuole che lo seguiamo, perché seguendo lui noi seguiamo Cristo, che è il modello ultimo e più grande della nostra esistenza. E la benedizione di Dio Onnipotente, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Viva Sant'Onofrio, viva il nostro Padre. Poi il corteo di fedeli, accompagnato dalla banda musicale San Rocco di Girifalco, si è diretto all'accoglienza della statua bronzea di Sant'Onofrio, tra gli applausi e i canti. Thank you.
Da qui la solenne processione, seppure breve, con il nuovo gonfalone e la statua bronzea che si sono diretti verso la chiesa matrice. Non sono mancati i fuochi e all'ingresso in paese sono state intonate le note della Ida. Qui si è giunti in chiesa, un lungo e caloroso applauso ha segnato l'ingresso della statua, che momentaneamente qui sosterrà, fino a quando non sarà tutto pronto per sistemarla nella piazzetta dedicata a Sant'Onofrio.
Busca lui. Pesante.